Stava passeggiando con il suo cane in via Tommaso da Modena quando si è trovata di fronte a un pitbull libero senza padrone. La donna impaurita ha cercato subito di proteggere il suo cagnolino prendendolo in braccio, ma l'animale ha attaccato cercando di morderlo. Le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti che hanno cercato di aiutarla facendo allontanare il pitbull. La donna, prima di riuscire a salvarsi entrando in un giardino, è stata morsa alle mani. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno subito medicato la donna, trasportandola poi in ospedale per accertamenti. Tutto mentre in strada si attendeva l'arrivo del veterinario chiamato per gestire il cane in libertà. Quando il medico è arrivato sul posto, l'ha prelevato e portato al canile di Ponzano, dove si è cercato di rintracciare i padroni che fino a quel momento non si erano visti in strada. Non si sa se il pitbull fosse scappato da casa o lasciato libero. Comunque il sindaco, avvertito dell'accaduto, potrebbe entro breve emettere un'ordinanza imponendo controlli e la riabilitazione del cane.